Sì, siete fiscalissimi. Ho visto che ognuno di voi, ognuno di chi mi ha preceduto ha scelto una parola. Allora, venendo qua, ne ho pensato una anch'io. Scusatemi, ma io ho scelto frustrazione. Frustrazione visto che ho appreso che il Senato ha anticipato di un giorno la votazione, la discussione di quello che sarà la riforma Gelmini, DDL 1905. E così mentre gli italiani sono in giro a comprare i regali con i soldi che non hanno, nel Parlamento distruggono una generazione che è già abbastanza compromessa. 5 minuti per parlarvi dell'università di Cagliari, dell'università d'Italia. Allora uno dice, che cosa gli dico? Come uso 5 minuti? Gli ripeto le cose che diciamo sempre o dico cose nuove? Allora dico, no vabbè, qualcosa gliela ripeto, glielo ricordo che siamo in una situazione veramente tragica, che i problemi dell'università non iniziano 2 anni fa, iniziano decenni fa e che responsabilità le hanno anche persone purtroppo di sinistra che tentano di farsi una verginità nuova, ma che purtroppo hanno compromesso l'università quasi quanto la stanno compromettendo questi di questo governo. Poi sicuramente sì, gli altri erano stati abbastanza dilettanti nel farlo, questo governo ha una certa fama, una certa reputazione, quindi quando le cose le fa bene, l'università la sta proprio distruggendo a tappe serrate con un cinismo impressionante. Allora tutto sì, ripeto anche che nel 2008 abbiamo avuto al 133, così nel 2008 l'Università di Cagliari ha avuto 2 milioni di euro in meno, quest'anno ne abbiamo avuto 12, l'anno prossimo ne avremo 20 e così l'escalation continuerà. Se prima si sono occupati di toglierci fondi, adesso ci tolgono anche la struttura dell'università, modificano quella che è la governance. E allora nel DDL 1905, come probabilmente sapete, abbiamo uno stravolgimento del CDA, e sarà composto da 11 persone, di cui la maggior parte saranno il 40% saranno privati nominati dal rettore. Quindi avremo una guida completamente diversa dell'università. Abbiamo una umiliazione della rappresentanza studentesca, l'annientamento della figura del ricercatore, che è sia importante per fare ricerca ma anche per fare didattica. Io voglio un insegnante che mi racconti cosa studia, non solo quello che ha letto in un libro qualche giorno prima. Oppure per esempio la distruzione di quello che è il diritto allo studio, che viene affidato a delle società private, che poi questo si sposa benissimo con il taglio del 90% delle borse di studio che stanno insomma portando avanti insieme alla riforma. Queste sono cose che diciamo sempre, che però fa bene ripetere, perché come dico sempre è una guerra di trincea, non la vinceremo domani, perché domani probabilmente quel DDL lo passerà, lo vinceremo piano piano, convincendo una persona alla volta, un elettore alla volta, che quello non è il sistema per riformare l'università e per creare un futuro e uscire dalla crisi. Oggi però vi parlo anche di qualcosa di diverso, vi parlo di appunto la parola che ho scelto all'inizio, una frustrazione, la frustrazione che ci portiamo dietro da un po' di tempo. Lungi da me paragonarla alla frustrazione che hanno i lavoratori che sono scesi in piazza con noi il 14, quella di chi non solo deve pensare al domani ma deve pensare a mangiare oggi. Allora faccio un esempio su tutti, che sono quelle le precarie della scuola che vengono da noi con un foglio in mano a chiedere di darle una mano a scrivere quel discorso che poi alla fine hanno anche paura di fare, perché dicono abbiamo paura di incespicare nei verbi, abbiamo paura di dirlo perché nella sala ci saranno i miei figli e io ho paura che i miei figli si vergognino di me. Quindi c'è una sofferenza in questo paese che non grida, che però forse è più forte di tutte le altre. Non voglio paragonarci a questa sofferenza, non siamo ancora arrivati a quel punto, però una cosa c'è comune a loro, quella frustrazione di non essere ascoltati. In questo paese manca il dialogo. E sicuramente aveva ragione, si è parlato di utilizzare i mezzi di comunicazione, Facebook, è vero, però manca soprattutto il dialogo fisico con le persone, manca tornare a parlare con la gente, tornare a dire sediamoci, penna in mano, quali sono i problemi, che cosa è che non va, e non solo con i vertici, ma proprio con le persone fisiche, tu ricercatore, tu studente, questo manca a destra, però forse dobbiamo fare anche un ragionamento noi. Eppure non è che non ci siano i fari puntati su di noi, parlano in tanti di noi, parlano nelle TV, parlano nei giornali, tendenzialmente ci insultano, nessuno parla con noi, e non attraverso videomessaggi come ha fatto la Gelmini, attraverso spot, attraverso delle conferenze, e neppure come a volte fa la stampa, che sta lì ad aspettare che si lanci un uovo, che si scoppi un petardo, perché quello è quello che fa notizia. Poi poco importa se tu da mesi ti spendi a fare ore di studio su una dannata riforma, se provi a portare tante persone in piazza, se continui a fare assemblee, quelle cose non fanno più notizia.
Così come non fa notizia il fatto che quelle piazze non sono scese solo a dire no, sono scese in piazza per dare una proposta, per dire no a questa riforma, ma sì alla nostra riforma. E forse nessuno se n'è accorto di questo e di questa situazione. Concludo molto, molto brevemente. Nella politica serve chiarezza. Se si vuole ripartire, si vuole proporsi come forza alternativa, forza di governo alternativa, beh, allora bisogna essere chiari. E io vorrei un messaggio chiaro dal Partito Democratico, ma in generale dalle persone che lo compongono. Questa, la prima cosa, qualora diventassimo forza di governo, è abrogare questa riforma e scrivere un'altra con chi l'università la fa tutti i giorni. Grazie.